Ma bentornati in una nuova puntata di WhatsApp Economy e oggi parliamo di liberali. Lo so, non vedevate l'ora di parlare di questo argomento, eh? E io so già che deluderò qualche persona. Però, ehi, qualcuno lo deve pur fare questo lavoro e chi meglio di me, visto che ho già debancato un po' di cose, prendendomi un po' di parole, però poi alla fine si sono rivelate vere. Ora, parliamo di liberali, ma per parlare di liberali io ho pensato di rifarmi al mio ultimo video che parlava della crisi finanziaria del 1929. In quel video abbiamo spiegato di come questa bolla finanziaria sia nata e poi scoppiata e quali conseguenze abbia avuto. Ecco perché riprendo questo video e se non l'avete visto vi consiglio di andare a riguardarlo. Proprio perché l'Istituto Liberale nel suo sito ha scritto un articolo che anche lui ha cercato di spiegare le cause del 29 e anche la Grande Depressione. E mi serve questo articolo non solo per in qualche modo debancarlo, ma anche un po' per spiegarvi di cosa ne penso di questo ambito, no? Dei liberali, eccetera, eccetera. E di come secondo me dovrebbero essere prese un po' di informazioni. Quindi iniziamo. Prima di addentrarci all'interno dell'articolo dell'Istituto Liberale, una piccola precisazione. Per chi non avesse visto il video la volta scorsa, e di nuovo vi consiglio di andare a recuperarlo. Come ho già spiegato in quel video, le cause che hanno generato la bolla finanziaria e poi di conseguenza lo scoppio sono state quelle di una crescita economica negli anni 20 molto prosperosa, che ha generato anche euforia e speculazione nei mercati finanziari, però poi tra l'estate e l'autunno del 1929 l'economia ha iniziato ad entrare in recessione, comunque a rallentare, e quindi di conseguenza il clima di ottimismo si era rotto e poi ha generato la crisi finanziaria, lo scoppio della bolla con il famoso 24 e 29 ottobre del 1929. Come però ho anche ammesso in quel video, in realtà le spiegazioni di tutti questi fenomeni sono state molteplici, però quella più acclarata è quella che abbiamo appena detto adesso. Ad esempio è stato dato la colpa al commercio internazionale, oppure ancora alle politiche monetarie della Federal Reserve, che è proprio la colpa che dà l'Istituto Liberale per la nascita e lo scoppio della bolla finanziaria del 1929. La politica monetaria espansiva della Fed fu responsabile del mantenimento della febbre speculativa dei ruggenti anni 20. Nel febbraio del 1928, spaventata da tutta quella febbre speculativa, invertì la sua posizione e, contrariamente alle aspettative, iniziò ad aumentare i tassi di interesse, dal 3,5% al 5%. Questo aumento fu sufficiente per fermare la follia speculativa. Qual è il punto dell'Istituto Liberale? Perché sta parlando di tassi di interesse? Semplicemente perché la Fed, che la banca centrale americana, concede alle banche commerciali dei soldi, ma ovviamente in tempi normali non li concede gratuitamente, ma li concede tramite dei prestiti, e i prestiti sappiamo che hanno un tasso di interesse, che è proprio quel tasso di interesse che cita l'Istituto Liberale, che è aumentato nel 28 dal 3,5% al 5%. Se per le banche commerciali è più costoso prendere a prestito soldi dalla Fed, perché le banche non possono creare moneta dal nulla come qualcuno ha detto in passato, ma deve renderla a prestito dalla Fed, ecco, se questo processo diventa più costoso per le banche commerciali, di conseguenza diventerà più costoso anche per i cittadini comuni, gli investitori o gli speculatori, che dovranno prendere a prestito i soldi ad un tasso di interesse maggiore. Diventando questo processo più costoso, ovviamente io disincentivo le attività di investimento, di produzione e anche di speculazione, e quindi la tesi dell'Istituto Liberale è che la Fed, aumentando questi tassi di interesse, ha fatto smettere gli investitori e gli speculatori di investire nei mercati azionari e quindi ha generato le vendite di massa che hanno procurato lo scoppio della bolla finanziaria del 1929. Spero che fin qui sia tutto chiaro. Ecco, dimenticatevelo, non perché il ragionamento non sia corretto in teoria, è quello che succede, ma dimenticatevelo perché ve l'ho già detto, non è la tesi più probabile per quanto riguarda lo scoppio della crisi finanziaria del 1929, e questo lo si può vedere per due ordini di motivi.
Il primo motivo è il cercare di creare una connessione di causa-effetto tra un aumento dei tassi di interesse nel febbraio, tra il febbraio e il maggio del 1928 e lo scoppio della bolla finanziaria nel 1929, quindi più di un anno dopo. Insomma, questi investitori e questi speculatori si sono accorti solo un anno dopo che questi tassi di interesse sono aumentati e quindi hanno deciso di smettere di comprare azioni e quindi far crollare l'andamento speculativo della borsa. Insomma, questa connessione causa-effetto così tanto distante nel tempo traballa, no? Cosa ne dite? Il secondo ordine di ragione e la ciccia, se vogliamo, di tutto il discorso che smentisce la tesi dell'istituto liberale è un argomento che abbiamo già citato nel precedente video. Infatti abbiamo detto che la Fed presta alle banche commerciali dei soldi ad un tasso di interesse e le banche commerciali prestano i soldi agli investitori e agli speculatori ad un altro tasso di interesse, ovviamente in media superiore a quello garantito dalla Fed. Ora, come ho detto anche nel video precedente, i tassi di interesse delle banche commerciali sugli investitori e gli speculatori si aggirava tra il 5 e il 12%, ovviamente andando sempre più vicino verso la crisi finanziaria e l'ottobre del 29 si avvicinavano questi tassi di interesse sempre di più verso il 12%. Quindi capite bene che nonostante la Fed abbia aumentato i tassi di interesse dal 3,5% al 5%, comunque le banche e di conseguenza anche gli speculatori e gli investitori avevano comunque ampi margini di guadagno, perché se la Fed attua un tasso di interesse del 5%, la banca commerciale me lo fa al 10% e lo speculatore comunque continua a guadagnare, e insomma significa che la politica monetaria della Fed non è stata di molto effetto. I 5 miliardi il 1 novembre dello stesso anno. Alla fine del 1928 si raggiunsero i 5,7 miliardi di dollari di crediti garantiti con azioni di borsa. Anche perché, come abbiamo già citato in un nel video scorso, nei mesi estivi, in due mesi estivi del 1929, sono stati fatti dei guadagni pari a tutto il 1928. E quindi, di nuovo, la bolla speculativa in realtà ha continuato per tanto tempo nonostante l'aumento dei tassi di interesse. In più, un'altra cosa che non cita l'Istituto Liberale, che forse avrebbe potuto citare per rafforzare la sua tesi, è che in realtà avvenne un ulteriore aumento del tasso di interesse della Fed dal 5 al 6% nell'estate del 1929. E comunque diciamo che il suo effetto anche lì fu limitato, visto che comunque la bolla continuò a crescere e poi scoppiò nel 1929 con le cause che abbiamo detto riguardo la crescita economica che non era più vigorosa come un tempo, il clima di fiducia che si era aperto. Se andiamo avanti nell'articolo c'è un altro grande errore, e cioè il fatto che un'altra causa dello scoppio della crisi finanziaria del 29 fu l'annuncio dell'introduzione di una tassa, la cosiddetta tassa Smoot-Hawley, che appunto avvenne nel 29 ottobre del 1929. Questo è un tipico errore di causa-effetto, no? E di correlazione e causazione. Lui nell'articolo si cita, vedete, la bolla finanziaria è caduta nel 29 perché c'è stato quell'annuncio. In realtà, se avete seguito il video scorso che parlava della crisi del 29, abbiamo già detto che la bolla e i mercati finanziari stavano già soffrendo da settembre. E in realtà le cose iniziarono a mettersi male già dal 24 ottobre, se non anche prima, dal 21 ottobre. Insomma, non è che fu il 29 ottobre la data in cui crollò il mondo, come magari spesso molti si ricordano. In realtà i mercati finanziari soffrirono già da settembre, ci fu il 24 ottobre che fu una grande giornata di perdite finanziarie, poi arrivò il lunedì 28 ottobre e nel 29 si ruppe tutto il gioco. Però insomma anche qui dare la colpa di nuovo allo Stato e a una tassa che è stata proclamata il 29 ottobre che ha distrutto i mercati finanziari mi sembra alquanto eccessivo. Una cosa che mi lascia un po' perplesso è delineare il periodo della Grande Depressione come 15 anni, quindi dal 30 fino al 46, includendo anche il periodo di guerra e il periodo post-guerra, che in realtà mi sembra abbastanza ridicolo, superficiale. Insomma, includere nella Grande Depressione degli anni 30 anche i periodi post-guerra, che sono stati dei periodi di depressione in quanto
praticamente l'Europa non esisteva più a causa della seconda guerra mondiale, mi sembra un po' eccessivo. E perché prende il 1946 come data di riferimento della fine della Grande Depressione? Perché, come leggiamo nell'articolo, la Grande Depressione si risolse solo quando il governo si ridusse nel 1946. In realtà, se cercate anche su Google, la Grande Depressione finisce nel 39, quando le economie di tutto il mondo fanno una conversione da economia civile a economia di guerra e quindi entrano nella Seconda Guerra Mondiale. Da lì ci fu un grande progresso economico, la disoccupazione diminuì tanto proprio a causa dell'economia di guerra. E quindi di nuovo qui c'è un grande errore, no? Di causa, di connessione causa-effetto, di correlazione causazione che ha fatto anche in precedenza. E cioè, quando finisce la Grande Depressione, non quando diminuisce la disoccupazione e l'economia ritorna a crescere e dal 38-39 in poi, quando le economie entrano in guerra, ma quando il governo si riduce nel 46, post-guerra, dopo che è successo tutto quel disastro. Insomma, la cosa mi lascia piuttosto perplesso. Ora, perché ho preso questo articolo? Mi dà l'occasione di parlare un po' di come si dovrebbe fare un po' l'informazione, la divulgazione, eccetera, eccetera. Leggendo l'articolo si nota, e ovviamente si nota anche dal dominio del sito Istituto Liberale, si nota che vuole portare avanti qualche tipo di ideologia, ovviamente l'ideologia liberale. Si può notare anche dalle ultime frasi dell'articolo. Un semplice crollo della borsa fu amplificato dalle politiche interventiste e totalitarie del governo, creando una depressione che durò 15 anni e si risolse solo quando il governo si ridusse nel 1946. Questa frase è molto pesante, anche se in realtà può possedere un certo senso di verità, come abbiamo già più volte detto. Insomma, un conto è dire che la Grande Depressione durò così tanto a causa di politiche economiche inadeguate e controproducenti che prolungarono la depressione, ma questo dovuto al fatto che le persone in quel tempo non erano abbastanza consapevoli di quello che stava succedendo all'economia e non avevano gli giusti strumenti per, appunto, operare le giuste politiche per intervenire per risolvere il prima possibile la crisi del 29. Abbiamo già detto nel video precedente che in realtà poi queste conoscenze sono state apprese e sono state applicate nella crisi del 2008, che ovviamente non ha generato una grande depressione. Un altro conto invece è dire che queste politiche interventiste e totalitarie del governo hanno creato una depressione che durò 15 anni e che si risolse solo quando il governo si ridusse nel 1946. Insomma, sono due frasi che dicono lo stesso concetto, ma la prima in maniera un po' più obiettiva e ci cerca di raccontarti quello che è successo, la seconda invece vuole spingerti a una certa ideologia, vuole comunicarti nel sottotesto che lo Stato è malvagio e che non deve mai intervenire. Questo è un esempio dei casi in cui lo Stato ha sempre procurato danni. In realtà le cose non stanno così. Alcuni di voi mi hanno chiesto: ma cosa ne pensi dell'Istituto Liberale? È utile informarsi da lì? Ecco, la mia opinione è che, lo dice anche, insomma, loro stessi, il titolo della loro associazione, sostanzialmente sono biased, no? Sono polarizzati, cioè vogliono spingerti a comunicarti un certo tipo di ideologia, ma in realtà questa ideologia non sempre è utile a spiegare i fenomeni economici e quindi converrebbe orientarsi su delle fonti un po' più obiettive o, insomma, meno polarizzanti. Ecco, quindi se tu ti vuoi informare riguardo l'economia, non andare da BioBlu, non andare dal Partito Comunista, ma non andare neanche, se vogliamo, dall'Istituto Liberale, perché ovviamente spinge per una certa corrente di pensiero e ideologia che magari non dà molto spesso le giuste risposte agli eventi economici e storici, come ho cercato di spiegarvi in questo video. E niente, spero di esservi stato utile. Cosa ne pensate voi dell'Istituto Liberale? Spero di non aver offeso molte persone. So che alcuni sono molto suscettibili riguardo l'argomento. Non lo sa, non fatelo, non siate suscettibili. Se siete suscettibili di qualcosa significa che ci tenete troppo e significa allora a quel punto che non siete abbastanza pronti per prendere delle decisioni riguardo quella cosa. Non so se mi sono spiegato, insomma, non affezionatevi troppo a qualunque cosa, mi raccomando. Alla prossima!